Ciao a tutti amici di eximardor.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione il tesoro Sharur Spectrum. Partendo velocemente dalla confezione troviamo l'immagine illustrativa del prodotto, alcune caratteristiche e informazioni riportate sia nella parte frontale sia nei lati sia nella parte posteriore. All'interno della confezione troveremo una brochure riportante tutti i prodotti a catalogo di Tesoro Technology, una Quick Start Guide, ed infine il mouse, il tesoro Sharur. Design inconfondibile, infatti troviamo una similitudine alla SteelSeries Sensei o lo SteelSeries Xi, quindi medesima forma e design, solo che Tesoro ha scelto per lo Sharur Spectrum una superficie soft touch per la parte superiore e troviamo anche nella parte posteriore il logo del brand che insieme alla rotellina, sempre di tipo cliccabile, dotata di un rivestimento in gomma, potrà essere retroilluminata di un colore che potremo scegliere tramite software di gestione. Presente ovviamente i due tasti principali ed un singolo tasto per lo switch dei DPI. Lo switch dei DPI è un po', diciamo, scomodo per il più perché prevede un singolo tasto e quindi per trovare l'impostazione predefinita dovremo cliccare più volte, altrimenti tramite software di gestione dovremo impostare una soluzione ideale e disattivare gli altri step DPI, cosa abbastanza semplice e consigliabile. Spostandoci nel lato sinistro troviamo una superficie gommata, texturizzata, che migliorerà il contatto e il grip sul mouse stesso, ed un singolo tasto. Singolo tasto presente anche nel lato di destra insieme alla medesima superficie gommata. Come possiamo vedere lo Sharur ha un design simmetrico, abbastanza ergonomico e potrà essere utilizzato dunque da persone destorse o da persone mancine. Posizionandolo frontalmente possiamo vedere meglio la forma simmetrica del mouse stesso. Spostandoci nella parte inferiore troviamo due mouse fit di generose dimensioni e al centro troviamo il sensore ottico, una Vago A5050, una tipologia di sensore abbastanza inconsueta da trovare in un mouse da gaming di ultima generazione. Vedremo ovviamente nella recensione scritta come si è comportato e le nostre impressioni d'utilizzo circa il mouse e la sua complessità. Dotato di un cavo rivestito in treccia di tessuto come sempre ed ovviamente un connettore USB placcato oro. Con questo è tutto, rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.extremehardware.com. Con questo è tutto, un saluto a tutto lo staff.